L'Umbria del vino e dell'olio è quella dalle dolci colline e dalle grandi valli raccontata durante Expo a Palazzo Tellani a Milano che custodisce la vigna di Leonardo. Due i prodotti eccellenti frutto del lavoro della terra iscritti nel DNA agricolo dell'Umbria, altrettante le pubblicazioni presentate durante un'iniziativa di Confagricoltura e Assopro alla quale non è mancata la regione Umbria. Paesaggio bellissimo, particolare, naturale, colmiamo un vuoto dei libri che mancano per raccontare la nostra regione secondo il paesaggio produttivo. La regione dell'Umbria attraverso questi libri si racconta, mostra le sue bellezze, mostra quell'ambiente operato, lavorato dai nostri agricoltori. La prima pubblicazione è un libro fotografico, Umbria Paesaggi del Vino, edito dalla Regione Umbria, realizzato dalla casa editrice 4M di Perugia, con i testi di Giovanni Picuti, l'introduzione di Riccardo Cotarella, le foto di Paolo Ficola, Pierpaolo Metelli, Massimo Roncella e alcune provenienti da archivi privati. Presentiamo questo volume che dà conto della bellezza della paesaggistica dell'Umbria con il contributo naturalmente dei nostri vigneti. Quindi per affermare che per l'Umbria il vino è senza dubbio un prodotto di qualità che può andare nelle tavole del mondo, rappresenta quindi una buona occasione, una bella opportunità per l'economia, per l'occupazione, ma anche per la qualità del nostro ambiente e del nostro paesaggio. Devo dire che è un'iniziativa particolarmente buona, particolarmente felice perché l'Umbria ha tanto bisogno di essere conosciuta. Ci sono parecchie fotografie anche nostre, del museo, della nostra attività e devo dire che sono sempre richiami precisi alla terra perché il paesaggio è la terra, è la vita, è Gea. La seconda pubblicazione è Immaginiamo, viaggio a occhi aperti nella Valle Umbra e Sibillini del fotopaesologo Stefano Pasquini, i cui testi sono stati curati dal giornalista Massimiliano Castellani. Si tratta di un catalogo e di un saggio che intende soffermarsi su quelle che sono le peculiarità artistiche, storiche e culturali di una regione che forse spesso non fa emergere questi ambienti segreti, questi ambienti in cui esiste ancora una tradizione molto forte, soprattutto la tradizione contadina che si lega molto a quelli che sono i prodotti tipici della nostra terra e che vanno valorizzati anche al di fuori di quelle che possono essere delle manifestazioni, delle kermesse mondiali come Expo.